Adesso lasciamo un bel impegno al prossimo intervento del vicepresidente invece dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il cui parere, come avevo detto all'inizio, è determinante e vincolante all'interno della conferenza unificata per l'approvazione o no di questo provvedimento. Allora, ci ha raggiunti da tempo Mauro Baresone, che è anche consigliere comunale di Vinovo, ma è vicepresidente regionale dell'ANCI, al quale lasciamo il compito di dirci come si comporterà l'ANCI in questa circostanza, sperando che tutto quello che abbiamo detto finora conti, venga tenuto in considerazione e sia portato avanti, così come sta facendo l'Associazione dei Piccoli Comuni. La parola quindi al vicepresidente Barisone, ringraziandolo per la sua presenza. Buonasera, mi sentite? Sì, grazie. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti gli ospiti Sta bene? Sì, che ci ha seguito. finalmente. Sì, Sapevamo che sì. non stava bene. Qualche problema, voglio dire, però voglio dire, ci sta che anche ci Auguri siano queste difficoltà. comunque. Grazie, grazie mille, facciamo il possibile per essere comunque sempre presenti. Io ho sentito tutti gli interventi, tutti molto motivati, sia dal professor Cavallo che dall'amico Romano che da tanti anni ci conosciamo, ma non ultimo il rappresentante un po' dell'AMCI, di Busano, il sindaco, appena sentito, su cui noi siamo sicuramente allineati con questa linea, voglio dire, non c'è bisogno di ripetere i 9 punti che hanno elencato perché noi ci troviamo perfettamente d'accordo su questo sistema. Giustamente, come ha detto lei, abbiamo un'incombenza in più a volte perché essendo rappresentante facendo parte del Consiglio Stato-Regione. Abbiamo questo onere, questo piacere, però anche un onere, perché prendere le decisioni giuste non è sempre, e soprattutto per tutti non è sempre così facile. Quello che posso dire per ANCI, io non sarò molto lungo, giustamente lei ha sottolineato la politica deve fare un attimino la sua parte, e in questo caso faccio la parte politica che magari fino a questo momento non abbiamo tanto toccato. Ma anche perché poi, che ci piaccia o non ci piaccia, chiuderò poi con un commento mio personale, non di ANCI, come Mauro Barisone, a volte affrontiamo dei problemi che magari non ci sono e ci ricreiamo quando dovremmo avere invece attenzione per quelli che sono quelli seri e li lasciamo un po' accantonati. Ma questo voglio dire, ecco, la questione per l'ANCI è semplice in questo momento. Secondo noi non vengono salvaguardate tutte le posizioni che compongono le società in house e sono i piccoli comuni, cioè noi riteniamo che non ci sono delle salvaguardie in questo momento per i piccoli comuni. Non c'è dalla parte dell'ANCI una posizione specifica perché voglio dire l'acqua riguarda tutti, quindi non ci addentriamo in questo. Però è chiaro che le gestioni in house che gestiscono i piccoli comuni in questo momento stanno rischiando di ricevere, se dovesse passare la legge 8.118 del 2022, come si propone, rischierebbero di avere tutta una serie di oneri e adempimenti amministrativi impossibili per i piccoli comuni, cioè sarebbero solo penalizzati, hanno costruito qualcosa per avere una garanzia e con Romano forse l'abbiamo trovato come tutte le altre società che in Italia, del resto quel 57% la dice lunga su come lavoriamo in Italia, no? Di fronte a qualsiasi forma non abbiamo, sulla riforma non abbiamo delle posizioni difensivistiche. Noi tendiamo a proteggere quella che è l'esigenza dei piccoli comuni in questo caso, con questa partita, e della loro house. Pronto? Pronto? Noi la Ecco, sentiamo. benissimo, perfetto, perfetto, perché è andato via l'auricolare, non importa. A proteggere i piccoli comuni, dicevo, eliminando quelli che sono gli aggravi burocratici eccessivi e onerosi.
dall'attuazione della riforma sul decreto legislativo di attuazione, quello che poi è quello definito decreto semplificazione e concorrenza, che è all'esame del bilancio della Camera in questo momento, il governo, secondo noi in questo momento è ancora prematuro che la Camera si esprima e poi che vada ad analizzare il discorso Stato-Regione. Secondo noi abbiamo l'opinione che il governo andrà sicuramente a mettere mano a queste modifiche. Questa è la nostra sensazione politica. No, da parte nostra, le modifiche che noi auspichiamo sono quelle dell'introduzione di un regime differenziato tra piccoli, medi e grandi comuni, perché non si può fare di tutto nel fascio, soprattutto sottometterli a un regime voluto e che oggi andrebbe appesantendo la gestione. Quindi io spero di essere stato chiaro in questa posizione. Le società in house sono fondamentali per la vita, di chi gestisce, soprattutto un argomento come l'acqua, che, come ha detto nelle parole più giuste il sindaco di Busano. E qui chiuderei dicendo, garantendo la nostra presente, noi alla Stato-Regione abbiamo tra l'altro un ottimo interlocutore che in questo momento è anche onorevole, quindi pensiamo che abbia le carte in regola per spingere su questo obiettivo al fine di non modificare e non appesantire quelle che già sono le condizioni difficili del nostro paese a livello proprio di comuni. Aggiungo, avevo fatto la premessa all'inizio, ho dato il parere dell'ANCI nazionale e anche, voglio dire, in questo caso anche quello regionale, tra l'altro faccio parte della Commissione Nazionale per Ambiente, Energia, Rifiuti a livello nazionale, quindi da un punto di vista della Commissione Nazionale una parola in più l'ANCI la possiamo dire, e io ritengo di fino ad oggi di averla rappresentata il Piemonte in maniera del tutto onorevole e intendo continuare a farlo. Dico però, e chiudo, e ringrazio ancora dell'invito, che ma con tutti i problemi che ci sono in questo momento da risolvere, basta accendere la televisione oggi per quello che abbiamo fatto di porcherie in 40 anni, 50 anni, ma perché non ce ne stiamo un po' tranquilli sulle cose che funzionano e non andiamo a crearci dei problemi su qualcosa che ha un valore fatto 1000 di 0,0001? Facciamo funzionare quello che abbiamo e che i dati dicono che funziona, e vedendo anche quella classifica di paesi mondiali, e poi magari ci sarà anche il momento per modificare, per valutare delle nuove situazioni, per calcolare che magari se facciamo degli invasi che funzionano bene non abbiamo più le tragedie, le acque vanno preservate. Qualcuno diceva prima ne abbiamo poca, non ce n'è quasi, non arriva, di cosa stiamo parlando? Cioè, la domanda che mi faccio è di cosa stiamo parlando in questo momento. Io credo che ci siano dei problemi su cui, benvenuto il nuovo governo e salutiamo il vecchio governo. Nessuna critica particolare per i governi, perché tanto, voglio dire, ognuno segue la sua strada. Ma io mi chiedo perché un paese che ha su 8.900 comuni, ne ha quasi più della metà in piccoli comuni, perché li dobbiamo falcidiare, perché dobbiamo creare dei problemi dopo anni e anni e anni di sacrifici per costruire questo. Questo però, ecco, la chiudo così, ma è un mio pensiero personale, perché da anni, ormai da 11 anni, batto le strade di questi discorsi, anche con Romano diverse volte abbiamo fatto dei discorsi, mi ha sempre invitato agli incontri, ne sono onorato e lo ringrazio ancora. E continuerò a essere al suo fianco, perché credo che i sacrifici che sono fatti in questi anni vadano sfruttati e premiati. Grazie dell'invito, e se potrò esservi utile, l'ANCI è disponibile, io per primo. Grazie mille. Grazie a lei. Mi scusi, ma forse non ho capito bene. Lei ripeteva qui questa sera quello che ha detto anche il presidente dell'ANCI piemontese in un'intervista alla Sesia di Vercelli, che bisogna aspettare
che l'ANCI aspetta di vedere quello che farà il Sì, governo. è così, è così. Ma Naturalmente, se aspettate, il governo fa e noi chiediamo invece che voi interveniate perché non faccia le cose che ha proposto al Parlamento in questo decreto legislativo che è all'esame della Commissione. È già all'esame, le commissioni devono pronunciarsi entro il 9 dicembre. L'ANCI verrà audita, probabilmente, anzi, sicuramente facendo parte appunto della conferenza Stato-Regioni, è lì dove noi chiediamo che non aspetti, ma che lo dica adesso, non dopo che il provvedimento è passato e diventa effettivo, sindaco. È questo che non ci convince. allora, io forse non sono stato chiaro abbastanza, ma ribadire costa poco. Noi siamo sul pezzo. Noi in questo momento stiamo chiedendo sia allo Stato-Regione, in particolare la nostra partecipazione, e trasferendo al governo queste nostre perplessità, questi nostri dubbi, che dove secondo noi vanno modificate le cose o lasciate stare così come sono, piuttosto di creare dei danni, ma come ha detto giustamente il sindaco Corsaro Andrea, noi non abbiamo il potere di andare a modificare un decreto da un punto di vista della Camera. Abbiamo quel potere che comunque è significativo e siamo gli unici in questo momento ad averlo, ma rappresentando anche tutte le altre associazioni, la discussione in maniera tale che quando andrà al vaglio della Camera si abbia una posizione precisa esattamente come l'ho espresso poco fa. Quindi non è che il discorso va alla Camera senza prima non aver sentito la nostra opinione assieme alla loro. Quindi c'è un passaggio in mezzo che va fatto e questo passaggio verrà fatto prima di quella data, naturalmente, perché se non avvenisse prima di quella data, lei avrebbe perfettamente ragione nel pensare che una volta, come si suol dire, è chiusa la stalla, ma il bue è scappato. Infatti, è questo di cui abbiamo paura. Questo, non, questo è nelle nostre intenzioni, è quello che vogliamo fare senza creare in questo momento delle dipartite che resterebbero soltanto lì e non darebbero un risultato positivo. Questa è la nostra posizione, questa è quella che vogliamo mantenere, ma bene ha fatto a riepilogare il sindaco di Busano quegli 8 punti che faranno parte anche di quello che sono le nostre idee, che diciamo che tra l'altro con l'AMCI abbiamo anche sempre, con la Bili abbiamo sempre un ottimo rapporto, ma anche con l'UNCEM, quindi e anche con l'ALI, e quindi ci faremo portavoci in Commissione Ambiente, chiedo scusa, Commissione Stato-Regione, proprio perché questi valori vengono portati in discussione prima che vengano Oh, discussi là. prima della Camera. Era questo che volevamo Perfetto, sentirci perfetto, dire perfetto. chiaramente, No, perché sono. però non servirebbe, sarebbe un passaggio inutile, potremmo stare tutti a casa e non fare Ma neanche questa infatti, conferenza oggi. ma infatti.